Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quella di oggi non sarà a tutti gli effetti una reaction al trailer di One Piece, perché l'ho già visto avendo seguito il To Doom in diretta, quindi non sarà una first reaction almeno. Ho chiesto su Instagram se volevate questo video solo per parlarne un po', perché ieri notte è andata così. Ho seguito il To Doom in diretta, sfortunatamente non ho capito per quale motivo pubblicavano i trailer prima di farli vedere in diretta, quindi già su Instagram, su YouTube, sui social, comunque già c'erano i trailer prima di farli vedere in Brasile per la prima volta, e pubblicando su Tickets for Nerd l'annuncio dell'uscita del trailer di One Piece, ho poi repostato sul mio profilo principale: non so nulla di One Piece, non ho mai visto un episodio, comunque una cosa del genere, ma non vedo l'ora di vedere questa serie. Mi sono accorto solamente dopo di aver scritto una cavolata, visto che non avevo ancora visto il trailer e... ragazzi, non vedo l'ora che si tenga questa fiera del fumetto con questi cosplayer. Ma vediamo assieme velocemente questo trailer, le parti più salienti di questa magnifica cagata. Magari come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, passiamo al trailer di One Piece. Sempre se di One Piece stiamo realmente parlando e non è un troll. Ripeto, io non sono un fan di One Piece, però, ragazzi, sembra una costruzione fatta in qualche parco di divertimenti. Mi ha chiamato. Quindi, voglio inseguire il mio sogno. Diventerò il re dei pirati. Mi serve solo una ciurma fidata. Credo che... Ecco, queste scene sembrano dirette in modo strano. Non saprei come dirvi, sembra qualcosa di molto fan-made. Insieme saremmo una bella... Ecco, questa inquadratura. Ragazzi, non so che dirvi, veramente. Mi sembra qualcosa di realizzato da me. Non fan di One Piece, appunto. Bella squadra. È bello che Oda in teoria ci ha lavorato. Oda ci ha lavorato in teoria a questa serie. State vedendo, giusto? Almeno il combattimento sembra bello. Questa serie ha 100 milioni dalla sua parte, dagli 8 ai 10 milioni per episodio. Siamo quasi ai livelli di The Flash. Con isole più grandi e pirati più cattivi. Fa un po' d'attenzione. Io non lavoro per te. Percepisco una certa tensione in questa ciurma. Non siamo una ciurma. Ragazzi, mi sembra tutto così sbagliato, davvero. Non conto ovviamente la nave con i cuori, perché penso sia una cosa... Del fumetto, del manga, quindi non... Del manga, dell'anime, comunque, di One Piece. Non do problemi su quello, non do pareri su quello, perché non so veramente nulla, però... Non navighiamo insieme da molto. E poi arriviamo alla parte... Mamma mia. Già qua c'è stato un piccolo... Una piccola anticipazione. Guardiamo le spalle a vicenda. Visto? C'è il braccio allungato, mamma mia. Aiuto. Ragazzi, io sapevo ovviamente le cose base di One Piece, le so, quindi che Rabbero, Luffy ha il potere di allungarsi, non so per quale motivo, non so perché, non so cosa sia effettivamente, ma il fatto che si allunghi lo sapevo e lo so, e speravo che non venisse aggiunto in un prodotto live action, o comunque ci fosse un qualche tipo di riferimento velato al fatto che si allunghi, però non letteralmente, dai. Anche perché è fatto malissimo. Tutti i grandi guerrieri annunciano le mosse finali. No, non lo fanno. Almeno il logo è interessante, mi piace il logo. Ripeto ancora una volta, io non sono fan di One Piece, non ho mai visto un episodio, avrò visto qualche minuto in tutta la mia vita di qualche episodio così... In giro per Italia 1, Italia 2, comunque non so nulla di One Piece se non appunto le cose base. Nonostante tutto, nonostante questo trailer faccia cagare, anzi forse è proprio questo il motivo, voglio comunque vederla e non vedo l'ora che sia il 31. Probabilmente mi sarà data in anteprima, proverò a richiederla, quindi magari arriverà anche la recensione qualche giorno prima, se l'embargo darà questa possibilità. Ma veramente la curiosità è tanta, voglio vedere se il trailer sarà solo un biglietto da visita orrendo, ma poi il dolce, comunque la serata, il giorno che si passerà a guardare One Piece sarà decente e
soddisfacente, oppure se appunto il biglietto da visita, questo teaser, è coerente con il prodotto, quindi una merda a sto punto. Sembra veramente qualcosa di girato nemmeno in un Luna Park, nel cortile del Luna Park. Sembra tutto pezzotto e brutto, soprattutto la CGI. La CGI da una serie con 100 milioni dietro non deve essere così. Tralasciando il mostro, che vabbè, non so nemmeno chi sia, non so perché sia lì, che cosa fa, però comunque magari lui realizzato male ci potrebbe anche stare, perché è un mostrone enorme, il fatto che anche sotto l'acqua ci sono questi problemi con la CGI. Ma i poteri di allungamento spero vengano aggiustati in qualche modo, perché sono veramente rubber, gomma. Ma ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto. Questo era un video abbastanza corto, solo per qualche piccolo parere su questa serie. Su questo trailer della serie, perché ancora la serie non l'abbiamo vista e la vedremo il 31 agosto. Vedo molti anche lamentarsi del pagliaccio, non ricordo assolutamente come si chiami, però a me sembra a posto. Non conosco la controparte originale, ma sembra abbastanza inquietante, almeno. Nonostante anche lui sembri molto pezzotto, sembra Ronald McDonald del Giappone, dell'Eurospin, non lo so, di qualche cosa, ma non sicuramente quello originale. Ma ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!